Doriana, il Rotary Club oggi ha dedicato questa giornata a tuo padre. Una dedica meritata soprattutto per l'evento, per l'obiettivo dell'evento. La Calabria è importante che vada avanti perché è una regione piena di risorse e, come ha fatto il mio papà, il dottore Massimo Marrelli, fino ad oggi con l'innovazione, la ricerca, l'imprenditorialità, è giusto che si continui a farlo anche da parte di noi giovani. Infatti sono tanti giovani presenti, oltre a delle figure professionali molto interessanti. Beh, è un modo per invogliare noi giovani ad avere un'aspettativa positiva nei confronti del nostro territorio, perché, come ho detto già prima, è pieno di risorse e noi possiamo sfruttare queste risorse e ampliare il mercato della Calabria in tutti i settori. Massimo continua a far rumore anche adesso, eh? Sì, mio papà da lassù ci guarda ed è sempre presente. Presidente, che cosa rappresenta questa iniziativa, questo memorial dedicato a Massimo Marrelli, non solo per la famiglia ma anche per questa città e questo territorio? Beh, Massimo Marrelli è una persona che sta molto a cuore sia affettivamente a tutti noi, ma anche rappresenta un vero esempio di imprenditore dedicato al territorio, allo sviluppo del territorio e soprattutto all'impiego dei giovani. Questo evento è una cornice che è nata come idea proprio dalla volontà di sensibilizzare l'opinione pubblica, informare i giovani e consentire ai giovani di mettersi in rapporto sia con l'Accademia, le università della Calabria, che vanno sostenute per il loro ruolo di alta formazione, e anche il mondo imprenditoriale calabrese. Quindi rappresenta questo evento un forum in cui si può discutere delle problematiche ma anche delle notevoli speranze che i giovani hanno rimanendo nel nostro territorio. Un modello da imitare ma anche un seme di speranza. Certamente, il seme di speranza già si concretizza in parecchie iniziative e il posto in cui noi ci troviamo ne è francamente un esempio del fatto che se ci si impegna, se ci si prepara, se ci si sviluppa culturalmente ma anche con un senso pratico, applicativo, il territorio può risentire favorevolmente dei nostri sforzi.